Continua l'inchiesta dell'Unione Nazionale Arma Carabinieri in tema di antimafia e soprattutto in tema di mala giustizia. Oggi siamo a Eboli, in provincia di Salerno, e siamo con una persona, a mio avviso, molto molto importante, che per le denunce che ha fatto e per le manifestazioni che ha fatto, e che fra poco, ascolterete, a mio avviso dovrebbe essere sotto scorta. Invece è stato martoriato da diverso tempo, non solo dalla Polizia di Stato, ma anche dalla magistratura. Stiamo parlando del presidente dell'Associazione Governo del Popolo, APS, ovvero l'Associazione di Promozione Sociale, Francesco Carbone. Benvenuto Francesco sulla televisione dei Carabinieri, carabinieri.tv. La prima domanda che mi sorge spontanea è: lei sta facendo una battaglia personale nei confronti dell'antimafia prima, ma soprattutto della magistratura, tra virgolette, politicizzata. Recentemente avete fatto una delle ultime manifestazioni in tutte le piazze italiane davanti a tutte le procure. Di che si trattava? Noi in pratica abbiamo fatto emergere il problema grave del sabotaggio delle denunce dei cittadini, delle notizie del reato da parte delle forze dell'ordine, quindi denunce anche di associazioni e cose varie, da parte della magistratura tramite l'abuso del modello 45. In pratica tantissime magistrate, Quindi pubblici ministeri che pubblici, ricevono perfetto, denunce. pubblici ministeri che ricevono denunce che fanno parte di logge, cosche, ordine e sette, non è solo una cosa, un problema di essere politicizzate, Politicizzati. è qualcosa anche di ben Anche di più. oltre alla sola politicizzazione. Insabbiano queste Vanno a denunce. sabotare, commettendo il reato di atti contrari ai propri doveri d'ufficio, non solo le denunce dei cittadini correlate di prove e quant'altro, ma anche, ancora grave, e le notizie del reato comunicate da pubblici ufficiali della Polizia Giudiziaria, dove anch'esse, come tu ben sai, per aver denunciato chi non dovevano, subiscono ritorsioni di ogni genere, Quindi sia da parte dei superiori, sia da parte dei quando si magistrati. tratta di amici insabbiano le denunce, quando Perfetto. si tratta invece di colpire qualcuno si inventano dei Perfetto. reati. Qua parliamo di pubblici ministeri con la complicità di giudici delle indagini preliminari, perché poi comunque le Perfetto. Perfetto. inchieste non vanno avanti. Lei ha sentito parlare di cordate nella magistratura? Assolutamente, abbiamo parlato, abbiamo visto Palamara, questo e quell'altro, sono tutti sistemi collegati, ripeto, a... Guardate, vorrei spiegare, cioè che ogni pubblico ministero si sceglie il suo giudice delle indagini preliminari, si sceglie la sua polizia giudiziaria per fare i suoi porci comodi, si chiamano cordate. Addirittura si scelgono anche le sezioni di tribunali dove devono andare finché non arrivano in Cassazione. Perfetto, e questi pubblici ministeri sono coloro che vengono scelti da logge, cosche, ordine e sette per portare a termine tutti i vari sistemi criminali che loro devono adottare per andare a distruggere ogni singolo italiano, società, politici, chiunque loro vogliono. Quindi si inventano dei veri e propri reati per colpire quelli Perfetto, ritenuti nemici. Al perfetto. contrario, invece, quelli ritenuti amici, Li le salvaguardano, inchieste vengono insabbiate. dove coloro che sono denunciati non risultano neanche indagati. Allora, guarda, lei sfonda una porta aperta perché noi, come Unione Carabinieri, come abbiamo già più volte denunciato, proprio presso diverse procure a livello nazionale abbiamo scoperchiato una mega truffa e associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, commessa da diversi generali dei carabinieri, e li abbiamo denunciati. Guarda caso, la Procura di Roma, noi facciamo nome e cognome, Elena Neri, il processo è ancora aperto, non ha fatto nessuna indagine, non ha fatto nessuna intercettazione, il processo è ancora lì, anche se ha ritenuto che le telefonate, perché questa gente si spaccia per carabinieri per estorcere denaro a centinaia di aziende pubbliche e private. Ma queste denunce le abbiamo presentate anche a Bari, alla Procura della Repubblica di Bari. Vi faccio nome e cognome: Alessio Coccioli, sostituto del Procuratore della Repubblica, o Savina Toscani, tutti appartenenti al loro boss, che è il procuratore capo Roberto Rossi. Di queste denunce correlate di prove,
non si sa assolutamente nulla, vengono insabbiate. Al contrario, si inventano dei reati nei confronti di chi ha fatto le denunce, quindi il sottoscritto, e lo vengono a perseguitare. Sono 25 anni che ci perseguitano, come perseguitano lei da 25 anni. Ma lei è stato attenzionato anche, soprattutto, ed è attenzionato tutt'oggi dalla Digos? Assolutamente sì, questo da 15 anni, già non solo da Digos ma servizi segreti, in quanto quando io ho iniziato le prime denunce come responsabile del cantiere dei trasporti postali a Verona, quindi ho denunciato l'intero sistema di tipo mafioso all'interno degli appalti pubblici di Poste Italiane, ovvero trasporti di Poste Italiane, io non sapevo che ero dipendente dell'impresa Sanita SRL, ovvero della famiglia Masone. Masone che era il capo della polizia e l'ex capo dei servizi segreti italiani, che avevano questa famiglia a monopolio, a parte illecite presso Poste Italiane e Ferrovie dello Stato a partire dal 1952, a parte che sono cessate su mia insistenza mediatica nel 2012, ove il sistema intero di tutti gli appalti in Italia per far cessare questa propaganda mediatica nei confronti degli appalti di questo e quell'altro, li hanno completamente eliminati dagli appalti nel 2012. Però purtroppo né a livello politico, né a livello antimafia, né a livello giudiziario, tutti i reati commessi, che ancora sono validi perché sono dei reati tipo mafioso, non vanno in prescrizione, nessuno ha provveduto ad arrestare coloro che hanno commesso tali reati. E questi reati, come dimostrato, vengono perpetrati da tantissime altre società, tutte collegate da un unico sistema di studio di commercialisti, dove questi commercialisti sono nel consiglio di amministrazione delle ditte che prendono l'appalto, sono consiglieri dei ministeri che preparano gli appalti, sono consiglieri delle procure che devono indagare sugli appalti e consiglieri del Sole 24 Ore che parlano di appalti. Parliamo del cerchio magico. In pratica loro gestiscono tutto loro, dove c'è una società, un'associazione di società che espletano appalti in tutta Italia, dove all'interno ci sono prestanome, amici, fratelli, conoscenti, amanti di magistrati, politici, giudici, generali, questori, prefetti, di tutto. Beh, di più. Per aver fatto questo tipo di denunce, lei ha subito questo tipo di trattamento che è giusto che gli italiani conoscono. Mandiamo il filmato. È come se io facessi così qua. Qua. No, lasci, è mio questo. Allora, glielo do io. Questo è il reato che lei doveva semplicemente leggere. No, glielo do io. Ma no che lei non me lo prende dalla tasca. Non me lo può prendere dalla tasca. Noni, hai fermi tutti. Perché sta usando violenza nei miei? Mi deve dare fuori, perché mi sta usando violenza? Tutto registrato, tutto registrato. Esatto. Può dire quello che cazzo vuole. Può dire quello che cazzo vuole. Allora perché dovete creare questa situazione? Non mi vuole dare la mia denuncia. Sono là. Allora posso? Posso tutti e due? Allora questo è un atto scritto da me. È un atto suo. Ma stava nella mia tasca. Non fa niente. Lei ha messo la mano nella mia tasca. Lo doveva solo leggere. Ma qual è il problema? Lo doveva solo leggere. Non l'ho messo io. Non l'ho messo io. Non mi piace. Basta tutti e due. Lo lasci. Lo deve lasciare. Sono reati. Se è segreto istruttorio, lei non lo può toccare. Va solo letto. Lei lo doveva solo leggere. Non mi piace questo atteggiamento. Lo doveva solo leggere. Lei non se ne può copiare, diciamo. Guardi, mi sta usando violenza. Non sto usando niente. Ma non mi ha messo la mano in tasca, se stava fuori le cose. No. Mi ha messo la mano nella tasca. Allora posso? Allora glielo posso chiedere cortesemente, con gentilezza. Prendetelo, portatelo via per favore. Che cosa? Strappate il foglio. Prendete il telefono. Ehi, fermi tutti quanti. Prendete il telefono. Francesco? No, prendete il telefono. No, allora, no, 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 no,
telefono. Statevi fermi, non mi toccate. Il telefono non me lo tocca. Non solo i poliziotti americani nei confronti della gente di colore attuano determinati comportamenti, ma anche qui in Italia, qui a Roma, lei per questo tipo di comportamento ha subito? Ho subito un agguato, sequestro, rapina della denuncia contro il questore Esposito, rapina del cellulare per far sparire le prove perché le immagini della Reservizio Frascati e Este le hanno cancellate. Per... E qui parliamo di polizia di Stato, quando dice le hanno cancellate, parliamo di polizia di Stato, cioè di chi è dedito a fare le denunce, non a cancellare le prove. Perfetto, di cui parliamo del dirigente di primo livello del commissariato Prate Mastrapasqua.
parliamo di funzionari e dirigenti della Questura di Roma e della Digos, c'erano un sindacalista della polizia e in tutto erano 25, tra cui la polizia stradale. Che le hanno fatto quello che abbiamo visto? Che hanno fatto un agguato, un sequestro di 2 ore e mezza, circa 3 ore, a me, la mia compagna, avvocato Virginia Cerullo, incinta al quinto mese, era il 15 di agosto, c'erano 40 gradi all'ombra. Hanno chiamato qualche ambulanza? Hanno chiamato qualcuno? Noi abbiamo chiamato i carabinieri 112 per far intervenire i carabinieri in loco, non sono intervenuti perché hanno detto che era di competenza della polizia stradale. Quindi pur hanno sentito che c'era la polizia di Stato, i carabinieri non sono intervenuti. Pur denunciando che eravamo sotto sequestro, non sono intervenuti. Loro hanno fatto venire una ambulanza per il fatto che era incinta, così che la toglievano di mezzo e di conseguenza non avevo alcun testimone, non avevo neanche l'avvocato accanto e potevano fare di me carne da quello mangiare. Che volevano, che hanno fatto, che l'abbiamo hanno visto poi, nel filmato, che hanno l'abbiamo poi fatto, in quanto quando io sono riuscito a salvare la mia live c'era Virginia che aveva il registratore attivato, quindi tutto quello che è successo dopo, il massacro, per fortuna è stato registrato, il massacro e tutto e l'arresto illecito, perché loro dichiarano falsamente che io ho mandato in ospedale 4 poliziotti, quando al contrario si vede chiaramente che è lei che viene massacrata. Quindi io vengo arrestato, io vengo fatto il processo a Bellegge, questi assolutamente non erano neanche indagati, niente di niente. Per fortuna, visto che all'interno dell'istituzione c'è sempre gente onesta e non solo criminale, e nel dibattimento hanno la scientifica, la Digos, inserito questi filmati e quindi è venuta fuori la verità, cioè che essere stata massacrata è la cosa bella, e non è, e non sono i poliziotti, con tutto ciò che... Ma questi poliziotti sono indagati oggi? Allora, sono iscritti nel registro degli indagati, però in quanto la Corte d'Appello ha mandato gli atti alla Procura di Roma. Il processo dove io calunniosamente sono imputato per aver mandato in ospedale 4 poliziotti è ancora in corso, quindi io agli atti risulto ancora imputato e questi sono liberi di continuare a delinquere indisturbati. E parliamo di dirigenti, vogliamo ricordarlo, Filiberto Mastrapasqua, dirigente di primo livello del commissariato Prati, e dirigente funzionario vicequestore della Digos e Questura di Roma, poliziotti del commissariato Romanina, agente della Pollestrada e della polizia. Quindi questo è il comportamento che ha avuto un cittadino che ha fatto delle denunce gravissime per quanto riguarda l'antimafia, cioè ha avuto la polizia non l'antimafia contro. I professionisti dell'antimafia e sistemi di tipo mafioso, eversivo o pubblici ufficiali che nell'ambito della funzione hanno commesso reati per proteggere i sistemi criminali. Lei può andare liberamente a Roma oggi o deve aver paura? E no, io non posso neanche andare a Roma perché il mafioso questore Esposito mi ha fatto finanche il DASPO illecito e io non posso neanche andare a Roma. Ah, ho capito. Quindi praticamente gli hanno vietato di continuare a fare le denunce, perfetto, eccetera, e non è la prima volta. Quindi, vorrei ricordare un altro episodio che è molto importante. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che c'è un articolo del Codice Penale, il 383, che permette a ogni cittadino in flagranza di reato di arrestare una persona e poi consegnarla alla polizia giudiziaria. 383 del Codice Penale. In Italia nessuno fa nulla di tutto questo perché è chiaro che tutti hanno paura, tranne Francesco Carbone. Lei ha arrestato addirittura un magistrato. Tre magistrati. Sì. Ci vuole spiegare un po'? Ho arrestato 3 magistrati, di cui un pubblico ministero, il GIP e il GOT. Abbiamo il filmato di questo? C'è il filmato perché... Allora, mandiamo in onda il filmato e poi lo commentiamo. Signor giudice, sono presidente dell'Associazione Governo del Popolo APS, nonché presidente dell'Associazione Governo del Popolo APS. Come descritto nelle memorie, procuratore Penna è stato denunciato, lei ex articolo 11 doveva trasmettere il tutto alla procura competente.
Perfetto, chiamate carabinieri perché la dichiara in arresto in base all'articolo 383 del codice procedura penale per frode processuale, concorso nella calunnia. E... Perfetto, le carabinieri. Ho proceduto all'arresto, deve fare il verbale di arresto del giudice. Perfetto. Vedo il documento e procediamo all'arresto per l'articolo in base all'articolo 383. Attualmente ho funzione di pubblico ufficiale. Al momento ho funzione di pubblico ufficiale. In base all'articolo 383 ho fatto l'arresto del giudice. Un secondo, le do il documento. Le do il documento. Dovete d'arresto. Ma lei deve venire fuori. Dovete fare verbale d'arresto. Un secondo. Vuole documenti? E io do il documento. E venga fuori, Andrea, perché i colleghi in coppia. Allora, potete chiamare chi volete. Attualmente sono un pubblico ufficiale nell'ambito delle mie funzioni. Lei deve venire fuori. Io sono un pubblico ufficiale nell'ambito delle mie funzioni. Io adesso la si faccio. Mi tocchi, mi porti fuori, faccia quello che vuole. Sono un pubblico ufficiale. Sono un pubblico ufficiale. Ho fatto l'arresto in flagranza di reato del giudice R. frode processuale. Concorso nella attualmente sono un pubblico ufficiale e mi dai in base all'articolo 18 ho proceduto all'arresto del giudice. Io non posso fare niente, se vado a studiare la legge articolo 18 codice procedura penale. Sono un pubblico ufficiale, lei deve redigere il verbale di arresto. Poi se l'arresto è lecito o non è lecito, non è lei che lo deve redigere. Lei deve redigere il verbale di arresto, non mi tocchi. Non mi tocchi, deve redigere il verbale di arresto. Poi se io faccio l'arresto è lecito, se la vedrà il pubblico ministero di turno che lei andrà a chiamare immediatamente. Capito? Sono un pubblico ufficiale per il momento. Articolo 18 codice procedura penale. Il giudice è in arresto per frode processuale, concorso nella calunnia e concorso nelle estorsioni ai danni dell'avvocato Vicente Cerullo. No, no, deve redigere il verbale d'arresto per il giudice. Lei è in arresto, il giudice. È in arresto, ma l'articolo 18 del codice procedura penale è in arresto. Che va facendo? Allora, io non le voglio usare. Allora, voi fate quello che volete, riprendete le vostre responsabilità. Si vada a leggere l'articolo 383 di codice procedura penale. Facciamo il verbale d'arresto e poi ce ne andiamo dove volete. Ma noi adesso non siamo. No, è in flagranza del reato. È in flagranza del reato. I colleghi sopra. È in flagranza del reato. Chiami il suo superiore, se lei non la sa la legge. Chiami il suo superiore. Venga fuori dall'aula. Non vengo fuori dall'aula. In diretta sospeso. No, no. Direttamente agli altri c'è. Allora, venga un attimo fuori. No, dovete fare il verbale d'arresto. Ma che stai registrando? Stai in diretta? Sì, sono in diretta. Sono proprio in diretta. Non posso, lo dice lei. Non può fare. Sto facendo un'operazione di polizia, sono un pubblico ufficiale in questo momento. L'articolo 18 del codice procedura penale, il giudice è in arresto. Lei adesso. Il giudice è in arresto e voi dovete fare il verbale. Allora non mi riprenda perché se esce il giudice è in arresto e voi dovete fare il verbale. Sì, il passalecce. No, no. E chi è superiore qua? Io parlo con superiore. Ho fatto la decisione. Al momento sono un pubblico ufficiale. E non mi tocca. Ma non mi deve toccare. Perché ho proceduto all'arresto dei giudici in flagranza del reato per reato di frode processuale. Quindi gentilmente posso compito di pubblico ufficiale e comunicare, fare il verbale d'arresto, comunicarlo al pubblico ministero di turno competente di Napoli, che già stamattina è stata inviata la denuncia alla Procura di Napoli e Procuratore Generale della Corte dei Conti. Dovete fare l'arresto, il verbale di arresto. Il pubblico ministero decide se confermare l'arresto o arrestare me e arresto illecito. Articolo 183, codice procedura penale. E il pubblico ministero che decide, non siete voi. È stata già comunicata. Nel momento in cui applico l'articolo 383, io sono presidente del tribunale governativo e facendo l'arresto da pubblico cittadino in base all'articolo 383 attualmente ho la funzione di pubblico ufficiale, perché devo venire fuori, dovete procedere all'arresto, dovete procedere all'arresto, state toccando un pubblico ufficiale, dovete fare.
Dovete fare il verbale, dovete fare il verbale di arresto, poi sono responsabile da me, se ho fatto l'arresto illecito oppure no. Dovete fare il verbale di arresto, vi sto consegnando in flagranza del reato il giudice. Vi sto, no, no, se esco e finisce la flagranza, no. Non finisce. È in corso di causa. Procedimento, ora è la fragranza. Chiamate il superiore, non mi interessa. Non spengo niente. Non spengo niente, assolutamente. Allora, posso? Non spengo niente. No, al momento c'è la bagaglia. Non mi toccate. Non mi riprenda. Non mi tocchi questa cosa. Non mi tocchi nulla. Non mi deve riprendere. Non mi toccate. Non mi deve riprendere. No, io la riprendo. Perché mi ha toccato più forte. Forza. Non esco fuori. Perfetto, va bene, mi portate fuori con la forza. Attualmente sono un pubblico ufficiale nell'ambito delle mie funzioni. Allora, fate il vostro compito. Allora, il vostro... Voi non siete nessuno perché ha fatto pure no. Ha capito? Perfetto, gli vedo subito. Lei è in arresto e non può parlare. Qualsiasi cosa dice può essere usata contro di lei. Il giudice in arresto, in flagrante del reato per frode processuale. Chiamate il vostro superiore. Chiamate il pubblico ministero di turno della procura di Napoli. Ecco qua. Leggetevi questo e poi parliamo. Ecco qua. Stamattina già ce l'hanno. Procura di Napoli e procura generale Corte dei Conti. Sì, ma esco fuori non da esco fuori di qua, non posso uscire, è in flagranza del reato, dovete fare il verbale d'arresto, in flagranza del reato per il giudice. Perfetto, dovete fare l'arresto in flagranza, l'ho fatto io l'arresto, dovete fare solo il verbale. Abbassi la voce innanzitutto adesso, basta. Perfetto. Adesso deve abbassare la voce. Lei non abbassa la voce, voi fate il vostro e io faccio il mio. No, sto facendo solo confusione, quindi abbassa no, voi fate confusione. Decidiamo noi cosa fare e vediamo. Non deciderai. Vediamo la legge qual è. Vediamo la legge qual è. Perfetto. Il pubblico ministero di turno deve decidere di Napoli. Non è ammissibile. Il giudice in arresto. Ecco qua. Il giudice in arresto, 383, andate a leggere il codice di procedura penale. Quando si arrestano delitti perseguibili d'ufficio sono reati. Il giudice in arresto dovete fare verbale d'arresto. Chiamate il comandante, chiamate il generale. Deve uscire fuori adesso. Non esco fuori perché in flagranza del reato il giudice è in arresto. Il vostro compito è redigere per verbale d'arresto. Lo sto consegnando a voi. No, non e non mi inquadro, mi inquadro io, guarda. Non mi inquadro. Mi inquadro io. Ho visto che stavo inquadrando. Mi inquadro io. Non glielo ripeto più. Mi inquadro io. Ministero per inviarmi a giudizio. Ha capito? Il giudice è in arresto, dovete fare verbale di arresto, punto. Mandate il verbale d'arresto alla procura competente e il pubblico ministero della procura competente decide. Mi accusano di... Allora si accomodi fuori, il comandante ha detto di uscire fuori. Quale comandante? Il comandante no. Le chiedo scusa che non conosco. Ma lei non è di cui esce. In flagranza di reato dovete fare verbale d'arresto. Dovete fare verbale d'arresto. Vi sto consegnando il giudice che ha arrestato in flagranza di reato. Ho arrestato il giudice in flagranza di reato in base all'articolo 383. Le do subito il documento. In base all'articolo, il giudice è in arresto in flagranza di reato. Ha capito? Non sono io il criminale, è il giudice il criminale. Se esce questo video su Facebook. E mi denuncia e poi ci discutiamo. Qual è il problema? Mi denuncia e poi ci discutiamo. Come ci discutiamo con il giudice? Qual è il problema? Andate a studiare il codice di procedura penale. Articolo 383. E il mio avvocato. Avete interrotto una causa. Non abbiamo interrotto niente. L'arresto in flagranza di reato per frode processuale. Frode processuale. Concorso nella calunnia e nell'estorsione. È associazione a delinquere perché su quattro persone. Allora non abbiamo interrotto niente perché lei... Non abbiamo interrotto niente, è il giudice che ha commesso il reato nel momento in cui ha aperto l'udienza. Il giudice nel momento in cui ha aperto l'udienza, non tenendo conto di tutte le prove consegnate, ha commesso il reato per frode processuale. Il pubblico ministero, dottor Penna, denunciato da noi, non può decidere le sorti dell'imputato. Ex articolo 11, per legge deve essere trasferito immediatamente alla procedura procura competente che è Napoli. Se non conoscete la legge non è problema mio.
E articolo 5 del codice penale, l'ignoranza delle leggi non è una scusa e vi prendete le vostre responsabilità. Il vostro compito da pubblico ufficiale, come sono io attualmente, è redigere il verbale d'arresto. Vi sto consegnando il giudice arrestato in flagranza del reato, ve lo sto consegnando, dovete fare verbale. Solo verbale, non potete decidere nulla voi, dovete consegnare tutto al pubblico ministero di turno di Napoli ed è il pubblico ministero di turno di Napoli che decide. Esatto. Non potete decidere nulla voi. Non c'è niente da ridere. E fa denuncia, qual è il problema? Se lei non fa l'arresto ora, lei sta commettendo un reato. Ha capito? Lei è un pubblico ufficiale, io le sto consegnando. Le sto consegnando in flagranza di reato. Ah no, non mi denuncia? Ah, che fa? E che fa? E se non mi denuncia che fa? È in arresto, dovete fare verbale di arresto. Punto. Questo delle mie? La fragranza di loco, cioè, qualcuno si è preso la denuncia da. E dove è la denuncia da quanti che ho dato? Le vostre colleghe? Se la sta fuori, là. No. Mi dica che me la date di nuovo perché è mia. Non me la vado a prendere, io di qua non esco. No, è in fragranza di reato. È in fragranza di reato. Lei esce, come non esce? Sì, come fa uscire lei, magari con la forza? Sì, con la forza. Lei in arresto non può parlare, le ripeto. Va bene, mi stanno toccando. Perfetto, a Virginia. Mi vogliono portare fuori per forza. Un secondo. Oh. Vai. Fai fare quello che vuoi. Fai fare quello che vuoi. Quindi, come abbiamo potuto vedere, ci sono le prove dell'arresto in flagranza di reato di magistrati. Vorrei ricordare il coraggio, nessuno l'ha fatto in Italia, dovrebbero farlo centinaia e centinaia di cittadini che hanno subito gli abusi da parte di questi magistrati. L'ha fatto Francesco Carbone. Com'è andata? Come avete ben visto ed affermato, i carabinieri in loco e la Digos, perché come ho detto prima, io sono costantemente controllato dalla Digos. La Digos non è antiterrorismo e anticrimine, a dico se in Italia la polizia politica, ovvero coloro che sono a servizio di quei politici che ci tengono sotto il regime. Quindi nell'aula del tribunale era presente la Digos, nel momento in cui il giudice ha aperto l'udienza, quindi anche lei con tutto ciò che aveva le prove in mano, che c'era in corso una frode processuale, associazione a delinquere finalizzata alla calunnia, quindi erano tutte una flagranza di reato. Una flagranza del reato e tutti i reati che erano comprensivi nell'articolo 380 del codice procedura penale, perché solo in quel caso si può procedere all'arresto in flagranza. Io che cosa ho fatto? Mi sono alzato, ho messo in arresto, dichiarato in arresto il giudice Anzalone, di conseguenza il pubblico ministero Penna e GIP Romaniello. E dicevo, avevo in mano le prove ai carabinieri presenti di prenderlo in consegna, di fare il loro dovere. Qual era il loro dovere previsto dalla legge e regolamenti? Loro dovevano fare semplicemente un verbale di arresto, comunicare il verbale di arresto al pubblico ministero di Napoli, consegnare le prove che io allegavo, e poi era il pubblico ministero di Napoli che doveva decidere se io avevo fatto l'arresto a regola d'arte o se avevo commesso un illecito. Invece loro cosa fanno? Su ordine del giudice arrestato mi prendono, mi buttano con violenza fuori dalla stanza, mi sbattono la testa al muro, rapinano il cellulare di Virginia per impedirle di fare... Un avvocato, sì, Virginia, sì. Cirullo è un avvocato, quindi gli tolgono il cellulare. Gli tolgono il cellulare, ma loro non sapevano che Virginia, come sempre, ha il registratore sempre attivato. Come avevo pure io il registratore attivato, quindi mi bloccano dopo che mi sbattono la testa al muro la live, quindi loro pensano che noi avevamo solo 15 minuti di prove e basta. Ci portano nell'ufficio dei carabinieri del tribunale, siamo lì per fino alle 11:20, dalle 9:30 della mattina, perché loro dovevano nel frattempo organizzare tutte le parsetà
per far sì che ero io che passavo dalla parte del torto. Di fatto alle 11:23 mi prendono dal tribunale, mi mettono in arresto per reati che io non ho commesso, mi portano al comando provinciale, il comando provinciale dirama un comunicato a livello nazionale. Comunicato stampa? Sì, sì, un comunicato stampa a livello comando nazionale. Il comando provinciale Carabinieri fa un comunicato stampa dove dice che un pazzo da Palermo parte, io sono residente a Debole, quindi provincia di Salerno, un pazzo da Palermo parte per creare scompiglio all'interno di un'area del tribunale. Ma perché l'avevano visitato prima? Lei era stato dichiarato pazzo da qualcuno? Loro dichiarano, i carabinieri del provinciale. Loro automaticamente, perfetto. Così come fanno con i carabinieri. Ma la cosa che si più suicidano, grave, che sono tutti pazzi, basta che un arresto, un magistrato è pazzo. La cosa più grave non è questa. Perché Virginia era a comando provinciale dei carabinieri e mio avvocato non ha potuto assistere neanche a tutte le operazioni. Quindi gli hanno vietato all'avvocato di presenziare e prevede la legge che quando una persona viene fermata dai carabinieri deve essere assistita da un avvocato. Non solo. Quindi abusi contro abusi. Senza, se non mi portano in ospedale. Vogliamo ricordarlo, comando provinciale di? Carabinieri Salerno. Salerno. Quindi non mi porta in ospedale per essere visitato, perché in ospedale poi risultava il fatto che mi avevano sbattuto la testa al muro e c'avevo la testa gonfia con trauma cranico e altro. E mi portano al carcere di Forne senza decreto del pubblico ministero di turno. Quindi senza decreto, convalido dell'arresto, l'arresto non è stato... Mi portano, perfetto, non quindi viene... arrestato, non c'è un verbale d'arresto, non c'è niente. Cioè, se vi ricordate il film di Alberto Sordi di 50 anni fa, si riverifica ancora una volta. La cosa assurda qual è? Che il giorno dopo, lo stesso magistrato che io ho arrestato, si prende in mano la procedura contro di me. Il giorno dopo, quindi tutto illecito... Non mi portano in ospedale per non farmi visitare, così magari se io morivo in carcere. Ricordiamoci del caso Cucchi. Non risultava da nessuna parte che io avevo subito un trauma cranico subito dai carabinieri e dalla Digos. Io riesco a fare le... E l'inchiesta viene affidata allo stesso magistrato che lei aveva arrestato. Perfetto, uguale. Poi attraverso Virginia la procedura viene spostata a Napoli. Nel frattempo c'è il riesame, c'è tutto, ma io rimango 24 giorni senza alcuna TAC, senza alcuna visita medica, senza alcuna risonanza magnetica. Picchiato da carabinieri e poliziotti. Se. Carabinieri e poliziotti che picchiano un cittadino. Dove nessun giudice, nessun PM che avevano l'obbligo di farmi visitare in ospedale ha voluto firmare l'autorizzazione ad essere portato in ospedale. Questo per 24 giorni, sono stato 3 giorni. Quindi c'è omissione di soccorso? Tentato omicidio quello è. Tentato omicidio, anche quando siete arrivati all'interno del carcere, la polizia penitenziaria vi ha sottoposto a visita medica, le infermerie, niente. Praticamente lei poteva morire tranquillamente. Perfetto, e sono stato 3 giorni in carcere a Forne, poi altri 21 giorni agli arresti domiciliari e poi il riesame ha annullato tutto perché io non avevo commesso alcun reato. Quindi mi rivolgo alla sorella di Cucchi, anche queste sono storie sulle quali bisogna fare le battaglie, fatele, non solo per il fratello picchiato, fatela anche per gli altri cittadini che vengono picchiati. La cosa assurda, sai qual è? Che noi facciamo denuncia, presentiamo le prove, perché noi abbiamo tutta la registrazione, dalle 10:15 fino alle 11:30, andiamo a dimostrare tutte le falsità, per fare frode processuale e le dichiarazioni del pubblico ministero, del GIP, dei carabinieri, di avvocati e altro. Cioè questa gente doveva essere arrestata immediatamente, perché parliamo di tentato omicidio. Quindi questa è la giustizia, questa è la giustizia italiana. Tentato omicidio, associazione di delinque finalizzata alla frode processuale. Omissione di arresto, abuso, c'è di tutto e di più. Istigazione a commettere reati. Vengo sentito da un magistrato. Gli dimostra, magistrato, prima del processo, tutti i reati che loro hanno commesso, ho registrato l'incontro, sono stato 3 ore da questo magistrato che fa? Fa copia e incolla. Magistrato è un pubblico ministero. Pubblico ministero di Napoli, Sassano, fa il copia e incolla, non prende in considerazione tutte le prove che gli consegno a mio discarico per arrestare i suoi colleghi o altro, e mi chiede il rinvio di giudizio a me,
facendo copia e incolla degli stessi capi di imputazione che avevano fatto. Che avevano scritto le persone arrestate. Quindi una corporazione ha ragione quando dice massoneria. Un'altra cosa grave, che a distanza di un anno il PM Penna viene arrestato dai Rosse di Napoli su indicazione della DDA di Napoli. Quindi il PM Penna viene arrestato per gli stessi reati che avevo denunciato io, su un'altra procedura. Allora che facciamo? Ci mettiamo in contatto con il Rosse di Napoli, ci mettiamo in contatto con il pubblico ministero che si è occupato del caso del PM Penna per fornire ulteriori prove in merito al comportamento di Penna, che non era su un procedimento, ma che era un modus operandi utilizzato per più procedimenti. Che cosa succede? Che non ci ricevono, ci dicono di presentare denuncia. Direttamente il comandante del Rosse di Napoli ci contatta telefonicamente, ci dice di andare da lui, presentare da lui denuncia, che lui l'avrebbe presentata direttamente al magistrato idoneo interessato. Noi andiamo dai Rosse di Napoli, presentiamo la denuncia, oltre a presentare quella denuncia ne presentiamo un'altra per quanto riguarda sempre inerente a questo in altre procedure. Questi fatti? Direttamente alla procura. Che cosa fanno i pubblici ministeri di Napoli? Prendono la denuncia presentata ai Ross, l'altra denuncia presentata in procura, nel tempo record di 15 giorni fanno richiesta di archiviazione per modello 44. Cioè, ovvero tutte le persone denunciate da noi non sono iscritte nel registro degli indagati, perché l'hanno inserita nel modello ignoti. Non notizia di reato. No, ignoti persone ignote. E dopo 15 giorni, ci vogliono almeno 3-4 giorni per leggersi tutta la documentazione e altri giorni interi per valutare video e altro, loro nel tempo record di 15 giorni richiedono l'archiviazione. E ora andremo davanti al GIP a discutere di questa richiesta di archiviazione. Lei ha mai rappresentato queste situazioni al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura? Questo l'ho fatto in solitaria. Da 15 anni, da quando ho fatto le denunce contro tutto il sistema delle poste italiane e i rapporti che c'erano tra appartatore, funzionari, dirigente, e magistrati e altro, e dove non sono stato mai convocato, mai la risposta, pur avendo fatto richieste di intervento al Ministro della Giustizia, CSM, Presidente della Repubblica, tutti gli organi di controllo istituzionale, tra cui dei senatori, di cui uno è Nicola Morra, l'attuale presidente della Commissione parlamentare antimafia, mi ha convocato nel 2016 in merito allo scandalo Alfano Junior, ovvero il fratello di Angelino Alfano, che io Angelino Alfano l'ho denunciato per favoreggiamento di sistemi mafiosi dentro gli appalti di Poste Italiane nel 2010, per aver lui favorito quei sistemi criminali. Dopo che lui ha favorito il sistema criminale, gli è arrivato il regalino, ovvero il fratello viene assunto presso Poste Italiane con incarico di 200.000 euro l'anno senza averne i titoli. Quindi scoppia lo scandalo nazionale. A questo punto, visto che più di 50 parlamentari mi conoscono da una vita e sapevano che io avevo denunciato Angelino Alfano proprio per tutti... Quindi Nicola Morra vi ha convocato? Mi convoca Nicola Morra, io vado al Senato. C'era Nicola Morra, c'era Crimi, c'era Buccarella, senatore parliamo, gli consegno in due tranche tutta la documentazione inerente le denunce contro Angelino Alfano, gli consegno tutta la documentazione inerente tutti gli appalti illeciti di Poste Italiane per i trasporti, mi promettono che mi dovevano fare convocare in commissione antimafia e commissione giustizia, dopo sei mesi fanno diventare le mie denunce in procura in denunce politiche, ovvero fanno accordi sulle mie denunce, creano l'accordo tra il Movimento 5 Stelle e PD, Angelino Alfano esce dalla compagine politica perché non è più funzionale al sistema all'interno della politica ma è funzionale altrove, va a gestire Angelino Alfano il Cara di Meneo. Dopo il Cara di Meneo a 50.000 euro al mese e liquidazione milionaria, ora attualmente è amministratore delegato dell'ospedale Riuniti San Donato, ovvero tutti gli ospedali privati d'Italia. Nicola Morra ha avuto il suo premio,
ovvero è diventato lui presidente della Commissione parlamentare antimafia. E lui da presidente della Commissione parlamentare antimafia, quando mi vede, scappa, invece di convocarmi alla Commissione parlamentare antimafia per andare a discutere. Questa sarebbe la Commissione parlamentare antimafia che abbiamo in Italia. Perfetto. Da noi denunciato anche Nicola Morra e le denunce tutte sabotate. Tra cui voglio dire una cosa importante. Di tutti i sistemi mafiosi che noi abbiamo denunciato ed eversive, che sono quattro principali e poi ne abbiamo tantissime altre che già sono state denunciate da appartenenti delle forze dell'ordine, da cittadini, associazioni e quant'altro, che noi portiamo avanti anche se non l'abbiamo denunciata noi, abbiamo avuto un incontro nel 2019 con il PM Roberto Pennisi della Direzione Nazionale Antimafia, il cui video lo trovate anche nel mio canale YouTube, dura quasi 2 ore. Abbiamo parlato di sistemi di tipo mafioso che abbiamo denunciato. In quel video faccio ascoltare anche l'audio di Nicola Morra che mi dice a me che si stava dimettendo. Quindi delle prove si stava dimettendo? Si stava dimettendo dal Movimento 5 Stelle e quindi non mi poteva più aiutare. Subito dopo è diventato Presidente Commissione Parlamentare. Ah, ho capito. Siccome mi sto dimettendo non posso... Perfetto. Questi sono i Presidenti dell'Antimafia. Cosa fa il PM Roberto Pennisi della Direzione Nazionale Antimafia? Perché noi prima volta andiamo, poi consegniamo le 4 richieste di avocazione con tutte le prove. Lui fa un unico pacco. Da Roma manda questo pacco alla procura di Catania con un pizzino in stile mafioso. Indirizzato, un bigliettino. Indirizzato a PM Puleio. Attenzione che questi fanno denuncia a catena. Che cosa fa il PM Puleio? Attenzione che questi fanno denuncia a catena. Come se fosse un reato, cioè perfetto. Denunciare i mafiosi in Italia è diventato un reato, e qua sono pubblici ministeri parlano. Sì, sì. Pubblici ministeri. A Direzione Nazionale di Mafia. Direzione Nazionale di Mafia, che dovrebbero combattere la mafia, attenzione. Arriva questo pacco a Catania, questo pacco viene inserito con tutte le nostre denunce, prove e quant'altro, in un altro fascicolo di un altro procedimento nostro, sabotato a modello 45. Quindi quando noi andiamo a fare la verifica delle nostre denunce, che fine hanno fatto, in quel fascicolo troviamo tutto quello che avevamo depositato alla Direzione Nazionale Antimafia. Senza aver fatto indagini, senza aver fatto, voi vedete, che sequestro, indagini, intercettazioni, c'è nulla di nulla. A Messina, modello 45, vorrei ricordare, sono le non notizie di reato, cioè sono i fascicoli che vengono mandati direttamente in archivio, che non costituiscono notizie di reato. Attenzione, stiamo parlando di reati gravissimi, con prove depositate, e pubblici ministeri anche dell'antimafia che li mettono a modello 45. La cosa ancora più grave, sai qual è? Che per quanto riguarda i sistemi mafiosi da noi denunciati, tra cui i progetti legalità, dove è coinvolta sia la adesso ne parliamo la politica siciliana, adesso nazionale, ne parliamo fra poco. Sono stato io 9 ore sentito, a cui ho consegnato documentazione, prove e quant'altro, e noi abbiamo la registrazione integrale di tutte le 9 ore, alla DIA di Messina. Noi abbiamo consegnato tutto, la DIA di Messina ha prelevato tutto, perché quello gli serviva a loro per sapere che prove noi abbiamo contro i loro padrone, e poi hanno fatto sparire tutto. Ma noi abbiamo sia le prove, perché è sparito, nel senso sì, che è sparito, cioè, cioè quelle 9 ore di nostra comunicazione e relazione, poi firmata da me e con la consegna di tutta la documentazione, non si trova da nessuna parte, non è stata inviata da nessuna parte, non si trova da nessuna parte. Questa è l'Italia. Siamo in tema di mala giustizia. A noi ci ascoltano milioni di telespettatori, tra carabinieri, simpatizzanti, ma soprattutto cittadini vicino all'arma. Cosa si sente di dire lei a queste persone in merito a questo, a questa giustizia italiana? Bisogna dire che bisogna unirsi tutte e in maniera pacifica, essendo una marea, metterle con le spalle al muro tutte, per pretendere che coloro che commettono reati, chiunque i magistrati, esse siano, comprese magistrati, devono essere immediatamente arrestate, indagate, processate e condannate con esemplari condanne, perché essendo pubblico ufficiale per loro ci sono solo aggravanti. Questa è la prima cosa. Poi il controllo effettivo che ci viene impedito, noi siamo un'associazione di promozione sociale, ci viene impedito
dal ministero, dalle procure, di andare a verificare e controllare i modelli 45, che sono denunce di pubblico dominio. Ma siccome loro sanno che all'interno di quelle denunce ci sono reati di tipo mafioso, ci sono stupri... Insabbiati, reati insabbiati da pubblici ministeri, insabbiano i reati degli amici. Stupri, omicidi, pedofilia, appalti, c'è di tutto e di più. E loro lo sanno. E quindi ci impediscono di andare a controllare tutto ciò che viene messo dai magistrati in questo cestino, perché praticamente le denunce diventano carta straccia, niente. E ci viene impedito questo, quindi noi pretendiamo da cittadini, per come la legge prevede, di andare a controllare quelle denunce, visto che le autorità pagate per fare Stato, questo, tipo le procure generali, cioè la procura generale, è, il loro compito è controllare le procedure che vengono fatte in procura e controllare anche i modelli 45. Non esiste. Non fanno assolutamente niente. Assolutamente. Anche su richiesta, perché quando noi andiamo a fare la vocazione delle denunce modello 95, questi neanche ci rispondono, perché sanno benissimo che se noi andiamo a denunciare il procuratore generale, al CSM, al Ministero della Giustizia, alla procura competente, nessuno si attiverà. Alla procura competente andranno a sabotare la denuncia a modello 45. Il CSM, come da me provato, io ho 6 registrazioni telefoniche con la prima commissione del CSM, dove la CSM dichiara fino anche il falso in atto pubblico, dove dichiara che le denunce dei cittadini vengono valutate ai plenumi del CSM, quando non è assolutamente vero. Cioè mandano loro una risposta ciclostilata uguale per tutte, dove cambiano il nome del magistrato e la persona richiedente, dove falsamente dichiarano che l'istanza è stata valutata a pieno del CSM, dove non è assolutamente vero. E quindi non fanno CSM alcuna... non serve, lo sappiamo carta benissimo, straccia. Non serve. Il Ministero della Giustizia non risponde, non si attiva, con tutto ciò che noi cittadini paghiamo un ispettorato al Ministero della Giustizia che serve solo per controllare l'operato dei magistrati. Ma è la FERM che non controlla l'operato dei magistrati. No, non li controlla nessuno, questi sono ormai dei mamma santissimi. Perfetto, anzi, fa nazionare il CSM. Non pagano, anzi li paghiamo noi. Fa nazionare il Ministero solo nei casi in cui c'è qualche magistrato che va fuori il binario e magari va a fare quelle indagini che loro non devono fare. E quindi in quel caso... Per bloccarlo. Perfetto, per andarlo a bloccare... Quindi è tutto al contrario, praticamente. È tutto al contrario. E in questo caso specifico neanche il Presidente della Repubblica, che è colui... Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura... è voluto intervenire. E ti dico un episodio in particolare. Perché sottoscritto ha messo con le spalle al muro il Quirinale dal 15 al 17 di giugno 2020. Dove sono andato direttamente sotto a Quirinale. 2020, quindi presidente attuale, Mattarella. Sì, Mattarella. Sono andato io per 3 giorni di fila davanti al Quirinale, dopo che il Quirinale ha tutta la mia documentazione di tutto quello che ho denunciato. Parliamo di sistemi di tipo mafioso, reati commessi all'interno della Direzione Nazionale Antimafia, reati commessi all'interno del CSM, delle procure, procure generale, dove io da 15 anni chiedo di essere chiamato. 15 anni, quindi andiamo là, c'erano i carabinieri. Alla massima autorità. Perfetto, vado là con la mia valigia, c'erano i carabinieri e gli dico io voglio parlare con qualcuno, qualche addetto al Quirinale, portavoce del Quirinale, chi che sia, perché voglio spiegazione del fatto che tutto quello che ho denunciato qua non si è attivato nulla. Magari non ne ha conoscenza il presidente, così è di giusto che ne sia a conoscenza, sia lui e sia il presidente, il procuratore nazionale della Direzione Nazionale Antimafia, perché io ho parlato con il PM Roberto Pennise, ma io non sono riuscito ad avere un contatto con Cafiero Del Rao. Per 3 giorni sono stato bloccato presso il marciapiede della Corte Costituzionale, ci sono tutti i video, quindi davanti al Quirinale là, dalla Digos di Roma, sempre su ordine del mafioso questore Esposito, dove mi vengo minacciato fino anche che se io come libero cittadino entravo dentro la piazza del Quirinale mi arrestavano. A un certo punto, dopo 3 giorni di non avere alcuna convocazione, risposta e nulla, anzi la mattina del terzo giorno arriva in piazza il portavoce del Quirinale,
non mi riceve nei suoi uffici, viene lui in piazza. Viene in piazza. Mi dice, lei mi deve fare l'istanza. Io ho detto, io ho 15 anni che faccio istanze. Quindi dovete essere voi a convocarmi. Io sono stufo di continuare a fare istanze alle quali non rispondete. I reati sono questi, 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 questi. La documentazione e le prove le avete tutte in mano. Aspetto una vostra convocazione. Mai arrivata convocazione. Su minacce che mi arrestavano, ho fatto un video attraverso il canale che si occupa di fare video su YouTube e cose varie, così da essere in diretta, e quindi qualsiasi cosa mi succedeva veniva registrato. Okay, giusto per documentare. Entro dentro la piazza del Quirinale, mi accerchiano 5 carabinieri, si vede dal video pubblicato su YouTube. Quando loro capiscono che sono in diretta, si bloccano a distanza. In quel video ne ho detto di tutti i colori, anche nei confronti di l'antemafia e altro, che hanno persino protetto Brusca e compagnia bella. Ne parliamo fra poco. E la cosa bella, sai qual è? Che il giorno dopo il presidente Sergio Mattarella, invece che attivarsi contro il CSM, contro i magistrati, contro tutto, che fa un comunicato stampa a livello nazionale, 18 giugno, basta che cercate su Google, 18 giugno, comunicato presidente Mattarella ai magistrati, fa un comunicato stampa vergognoso dove dice ai magistrati cercate di operare un pochino meglio. Si è sforzato Mattarella, cercate di operare un pochino meglio. Sì. Questo è il messaggio che Mattarella ha dato a tutti i magistrati. Allora, a proposito di Mattarella, a proposito dei siciliani, adesso cambiamo pagina. Lei è un siciliano? Assolutamente sì. È nato dove? Sono nato a Palermo e originario di Godrano, è un piccolo paese tra Mezzojuso e Corleone. Quindi lei è un testimone dello status, diciamo, del palermitano. Assolutamente sì. In tema di mafia. Assolutamente sì. Esiste ancora la mafia a Palermo? La mafia esiste da sempre. Tanti abbinano la mafia a Totorrina e Provenzano. Tanti non sono a conoscenza che Totorrina e Provenzano non erano neanche di famiglie mafiose. Totorrina e Provenzano, quando erano piccole, venivano da famiglie morte di fame. Cioè, in pratica, all'epoca, tanti non sanno che i mafiosi e diciamo i picciotti erano coloro che andavano a proteggere i grandi feudi e che i veri mafiosi erano i grandi possessori terrieri, barone e compagnia bella. Quindi i mafiosi erano coloro che fungevano da tramite i lavoratori, il popolo e il barone, il notaio, l'avvocato, quello, i grandi possessori. I notabili. Quindi quelli erano coloro che facevano da tramite tra il popolo e nobile. Totorrina e Provenzano, come tanti altri, erano dei bambini che andavano a rubare all'interno del feudo. E siccome era vergogna per il mafioso, in questo caso Ligio, essere beffeggiato da due bambini, allora che cosa succede? Che quando qualcuno non lo può combattere, te lo allei. Quindi in quel caso Totorrina, Provenzano e compagnia bella vengono affiliati alla mafia. Quindi vengono affiliati alla mafia e loro fanno la scalata all'interno della mafia. Chiaro. Quindi vanno a creare quello scompiglio all'interno di quell'associazione mafiosa che era già preesistente. È chiaro. Fatta da parlamentari, fatta da magistrati, da... Questa è un'altra storia, possiamo parlare anche... Lei però ha denunciato un fatto specifico che riguarda gli appalti mafiosi in Sicilia. Anche più di uno. È questo che vorrei portare all'attenzione di chi ci ascolta, perché è un fatto molto, molto importante. Lei ha avuto a che fare anche ai tempi di Vito Ciancimino, eccetera. Lo vuole spiegare? Allora, per quanto riguarda il discorso di Vito Ciancimino e cosa vale, parliamo della metanizzazione in Sicilia. Parliamo degli appalti di tutta la metanizzazione in Sicilia che sono partiti nel 97. Ma non sono cose che mi sono occupato io, sono cose che sono occupate polizia giudiziaria, che purtroppo non possono neanche parlare, dove tutte quelle indagini sono state tutte sabotate. Tutte insabbiate? Sì,
ci sono dei fascicoli interi persino con richieste di arresto e cose varie che non sono mai state attivate. Presso la procura? Presso varie procure, tra cui Termine Imerese, Caltanissetta, Palermo e cose varie. E nel 97 che succede? Che viene fatta tutta la metanizzazione in Sicilia, quindi con fondi europei, nazionali e quant'altro, dove viene fatto persino un patto di legalità, un paese vicino al mio che è mezzo iuso, che è un paese emblematico anche per quanto riguarda i progetti di legalità che ora ne parliamo, dove in questo paese colui il quale che per 25 anni è stato presidente della commissione parlamentare antimafia, Beppe Lumia, da me denunciato per aver favorito sistemi criminali di tipo mafioso e voto di scambio politico mafioso, era lui a capo all'epoca della presidenza della commissione parlamentare antimafia. Fanno un protocollo d'intesa con l'appartatore, che era l'amministratore delegato, ricordo, della Gas Natural, Brancato, che era di Ciminna, poi con il questore, con il prefetto, con il generale, con il sindaco, con tutti, fanno questo patto della legalità, in quanto tutti devono controllare che la mafia non si infiltra in queste organizzazioni, dove ci sono a parte. Cosa assurda cos'è? Che all'epoca il governo D'Alema finanzia 400 miliardi di lire all'appartatore, e dopo poco tempo escono gli articoloni dei giornali di tutta Italia: Cosa Nostra si è rubata 400 miliardi. Come fa, domanda, Cosa Nostra o chi che sia, a rubarsi 400 miliardi quando i soldi sono tutti tracciati, quindi partono dal ministero o da chi che sia, vanno all'amministratore delegato, l'azienda, l'amministratore delegato deve pagare il dipendente, deve pagare i fornitori, deve pagare le tasse, quello che è tutto là. Come fa a deviare questi soldi che passano da una banca a un'altra? Punto primo. La cosa grave, sai qual è? Che questo imprenditore che ha l'appalto in tutta la Sicilia per la metanizzazione, poi viene arrestato per mafia. Ma non tutti sanno che è consuocero dell'all'epoca procuratore nazionale antimafia Sciacchitano. C'è procuratore nazionale antimafia Sciacchitano, consuocero del colui che ha tutti gli appalti della metanizzazione in Sicilia, poi arrestato per mafia. Per mafia. Perfetto. Un'altra cosa importante che tanti non sanno... I controllori che devono controllarsi a loro stessi. Perfetto. Una cosa che tanti non sanno, io alla procura di Palermo, per quanto riguarda le denunce che ho presentato a Palermo, che mi hanno sabotate tutte il procuratore Leonardo Agueci, capo della DDA di Palermo, e tanti non sanno che il capo della DDA di Palermo era cugino di Angelo Siino. Angelo Siino, che era pentito di mafia, massone, denominato, basta che uno cerca su Google, ministro dei lavori pubblici della mafia, ovvero quando Totorrina era arrivato all'apice e quindi aveva fatto il patto con la mafia di Stato per gestire le appalti, questo e quell'altro, Angelo Siino era colui che gestiva a livello commerciale tutte le percentuali che dovevano essere spartite tra vari appartatori, ministri, politici, magistrati. Non a caso all'interno di quegli apparti, come ho dimostrato per quanto riguarda gli apparti di Poste Italiane, la famiglia dell'ex capo di polizia aveva l'apparti a monopolio su Ferrovie e Poste Italiane. Quindi sono loro stessi che poi con prestanome, amante, amici, conoscenti, testi di legno, prendono loro stessi gli apparti. Quindi la stessa cosa è avvenuta per quanto riguarda il discorso della metanizzazione in Sicilia. Perfetto. Fatti tutti denunciati, in mano a procuratori, in mano a politici. Nessuno fa niente. Nessuno. Una cosa assurda, sai qual è la cosa assurda? Che nel 2018 io, Virginia, e un lavoratore della KSM, di Rosario Basile, andiamo a Caltanissetta per denunciare tutto il sistema criminale della KSM che ha apparti a monopolio in tutta Italia. Fai conto che la KSM di Rosario Basile è colei che ha fornito al ministro dell'interno Angelino Alfano la scorta privata gratis. Angelino Alfano è stato il primo ministro dell'interno in Italia ad essere scortato da una scorta privata e non dalla scorta di Stato, fornita dal suo carissimo amico Rosario Basile della KSM,
che ripeto a parte in tutta Italia. Noi denunciamo alla procura di Caltanissetta, a parte a monopolio, estorsione, voto di scambio politico mafioso, corruzione in atti giudiziari per manipolare le sentenze al tribunale del lavoro, frodi miliardarie, non milioni di euro, frodi miliardarie allo Stato per usufruire illecitamente di convenzioni pubbliche, di tutto e di più. Quindi ci presentiamo noi a Caltanissetta il 2 novembre 2018, ci fanno aspettare dalle 8:30 di mattina fino a quasi mezzogiorno. Poi a mezzogiorno finalmente ci fanno ricevere. Questo presso la procura. Procura di Caltanissetta. Entriamo nella stanza di G. Paggi, entriamo e c'è un procuratore. Io pensavo che era Gabriele Paggi, quello che ha fatto arrestare Montante, fatto condannare a 14 anni e mezzo di galera, quello che aveva sotto indagine Beppe Lumia, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, quindi sotto indagine da Gabriele Paggi, e quindi noi registriamo sempre tutto, anche questo è di pubblico dominio registrato. Quindi faccio i complimenti al procuratore di aver arrestato Montante, di aver fatto indagine su Beppe Lumia. Mi rendo disponibile io a dare tutte le informazioni che lui voleva su Beppe Lumia, per voto di scambio politico mafioso, di tutto quello che io conoscevo e sapevo. Questo stranamente mi dice, mi faccia l'istanza. Quando mi dice questo mi suona strano. Consegniamo la denuncia, viene vedemata, abbiamo la denuncia, poi scopriamo che questa denuncia viene sabotata. Andiamo a fare denuncia alla... prima chiediamo spiegazione a Caltanissetta, assolutamente zero. Facciamo denuncia alla procura di Catania, che è competente sulla procura di Caltanissetta. Pubblico l'audio, venga a scoprire che colui con cui noi avevamo parlato non era il procuratore Gabriele Paggi, ma era il procuratore Gaetano Calogero Paggi, della procura di Reggio Calabria, che loro erano coinvolte nella mafia dei pascoli, dei progetti legalità, della mega ciuffa, fondi europei e cose varie, che si è spacciato per un altro procuratore. Noi denunciamo il Gaetano Calogero Paggi alla procura di Catania. La procura di Catania è assurdo, eh? Archivia la denuncia contro Gaetano Calogero Paggi, con tutto ciò che noi abbiamo le prove delle, persino della registrazione, e risulto io imputato per calunnia contro Gabriele Paggi. Cioè io non denuncio Gabriele Paggi, non l'ho mai visto, spero vivamente di conoscerlo per dare tutte le prove che a lui servono per le sue indagini, e io mi ritrovo sotto processo per una cosa che non ho denunciato. E sempre un procuratore che si è spacciato per un altro. Perfetto, sempre PM Puleiu e compagni. Ma lei si è occupata anche delle famose tre sorelle siciliane di cui tanto ha parlato il signor Giletti, amico dei generali. Questa è una mega ciuffa a livello nazionale, una ciuffa miliardaria con voto di scambio politico mafioso da fare paura. Cioè io mi trovo a 2 chilometri da Mezzojuso, quindi quando vedo in televisione tre sorelle vittime di mafia, tre sorelle Napoli, cioè tutti sappiamo tutto di tutti nei paesi piccoli in Sicilia. Ma lei è un testimone oculare, è nato lì. Io tra l'altro mi occupo di denunciare mafia, e quando vedo le figlie di Salvatore Napoli, capo mandamento del comune di Mezzojuso, iscritto al registro dei mafiosi alla prefettura di Palermo al numero 859, zio di Giovanni Napoli, autista di Provenzano, dove Provenzano veniva protetto nel territorio di Mezzojuso, è fatto apparire da Giletti, da Nicola Morra, da tutta l'antemafia come vittime di mafia, mi è venuto il sangue alla testa. Ho detto, come fanno questi a far apparire tre figlie di un mafioso, tra l'altro che anche loro hanno avuto comportamenti di tipo mafioso, a farle apparire vittime di mafia? Ho fatto le mie indagini, ho fatto tutto il mio potere, tutto quello che potevo fare, e abbiamo scoperto delle cose allucinanti. Dei 90 ettari di terreno che loro possedevano, semplicemente andando in conservatoria
a fare le visure in conservatoria, queste non sono proprietarie di nulla. Anzi, dagli stessi atti si evince che il padre e lo zio hanno effettuato con metodologia di mafia di Pascole il furto dei terreni ai proprietari. In più, abbiamo scoperto che hanno usufruito di fondi europei, dove questi terreni, da uno stesso notaio, sempre a Catania, un nipote di Salvatore Napole, che a capo dell'ufficio tecnico del comune di Mezzoluso era, vende questi terreni all'ISMEA, ovvero all'Istituto Nazionale del Demanio Pubblico. L'ISMEA, dallo stesso notaio, vende i terreni a sua nipote, ovvero la figlia di Salvatore Napole, una delle tre vittime di mafia, dove usufruiscono dei fondi europei, e loro hanno un patto di riservato dominio, quindi una rata da pagare per 100 anni, dove se tu non paghi una rata, automaticamente l'ISMEA ti toglie il bene, in più devi pagare tutte le sanzioni per gli 80.000 euro, quello che hai ricevuto dalla comunità europea per avere quei terreni. Quindi non sono proprietari neanche di quei terreni che hanno fatto, quindi hanno preso i soldi dall'ISMEA. Quindi Gilletti ha raccontato una balla in sostanza. Tutto balle, ma lui è consapevole di aver raccontato balle, come lui, come tutti gli altri, perché noi abbiamo fornito tutte le prove, sia a loro, sia a Antonio Di Pietro, che chi ha ben visto dopo due puntate se ne è uscito da questa pantomima, pensando che magari noi ci potevano schiacciare, ma noi abbiamo raccolto tutte le prove degli illeciti commessi dai carabinieri di Mezzoiuso, carabinieri di Villafrate, carabinieri di Misermere, procura di Termine Merese, giornalisti di Giorno della Sicilia, tutta la politica regionale siciliana, i massimi presidenti di associazione antimafia in Italia, procuratore nazionale, anche e ci è coinvolto Cafiero del Raoni, Colamorra, una marea di persone. Perché questo? Avevano fatto un progetto pilota a Troina, dove in pratica se lo Stato, quindi le autorità, dicono che in un determinato territorio c'è una fantomatica mafia di Pascoli, come fa lo Stato a combattere questa mafia di Pascoli? Dando il potere al sindaco, ovvero il sindaco prende in gestione tutto il demanio pubblico di tutto il territorio e fanno il progetto pilota a Troina, dove prendono in mano 3.440 ettari di demanio, oasi, parchi, da gestire in modo privatistico. Tramite chi? Tramite le associazioni antimafia da loro accreditate, tramite cooperative con bollino antimafia da loro accreditate, tramite imprenditore con bollino antimafia, dove se io, associazione dell'antimafia, che prendo finanziamenti europei da tante mafia, dall'agricoltura, dall'ICMEA e tutto, e le devo dividere questi soldi. Quindi se io prendo un mio collaboratore, un socio, e il suo volontariato lo faccio diventare stipendio tramite un rimborso spese, automaticamente ho creato un posto di lavoro a quella persona in quel determinato territorio. Significa che tutti i voti di quella famiglia andranno veicolati. Quindi questo si chiama voto di scambio politico mafioso. Stessa cosa, quello è il primo progetto pilota che c'era riuscito. Quando sono arrivato al secondo progetto, che era il territorio di Godrano, il Bosco della Fecuzza, il territorio di Mezzoiuso, di Corleone e di Monreale, che è un territorio immenso, con parchi naturali, montagna, di tutto e di più, gli ettari sono molto molto superiori, e là io li ho bloccati. Cioè, in pratica nel 2020 ho bloccato i progetti legalità. Ma altro che legalità, erano progetti mafiosi? In sostanza. Progetti mafiosi dove io, pur facendo tre richieste a Claudio Fava, presidente della commissione parlamentare siciliana dell'antimafia, io tra tutti sono stato l'unico a non essere sentito, l'unico che aveva tutte le prove in mano della mega giuffa miliardaria ai fondi UE, fondi antimafia, fondi agricoltura, dove sono coinvolti, ripeto, carabinieri, magistrati, politici, notai, funzionari di Stato, di tutto e di più. Ancora a piede libero, sì. Perché i pubblici ministeri insabbiano le
Lei ha avuto anche a che fare con un certo Teo Luzzi, che oggi è il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, vorrei ricordare a chi ci ascolta, indagato dalla Procura della Repubblica di Potenza per svariati reati, truffa, corruzione, associazione per delinquere, chi ne ha più ne metta, in buona compagnia, con Giovanni Nistri, con Antonio Massimo Nizzola, il loro compare, e tanti altri, generale del comando generale. In che occasione l'ha conosciuto Teo Luzzi? Luzzi l'ho conosciuto al Festival della Legalità il 5 ottobre 2010, perché all'epoca io avevo pubblicato, per evitare di essere ammazzato, tutte le mie prove inerenti a tutti gli appalti illeciti di Poste Italiane, quindi ho pubblicato video, denunce, tutto. Ho detto, almeno se mi ammazzano sanno che cosa ho fatto. Se no mi ammazzavano non sapevano nessuno niente, almeno quello che ho fatto rimane per futura memoria. E uno che aveva uno speaker radiofonico, che già mi aveva intervistato più volte, un giorno mi chiama e mi dice, Francesco, c'è un'occasione d'oro. Visto e considerato che da 3 mesi tutti sappiamo, tra video, cose varie, che nessuna polizia giudiziaria, quindi carabinieri, polizia e guardia di finanza, volevano ricevere le mie denunce per reati di tipo mafioso dentro Poste Italiane, domani io sono speaker di un evento culturale proprio al Festival della Legalità e sarà presente il questore Marangone, il generale del capo di tutti i carabinieri Sicilia e Luzzi, e il generale della Guardia di Finanza, sempre comandante della regione. Quindi Sicilia. Vi hanno invitato, ci vieni lì, almeno tu vieni, fai presente a questa ti metti tra il pubblico. A un certo punto io do la parola al pubblico, loro diranno le loro minchiate in materia di legalità e giustizia, e poi loro, pensando che il pubblico gli fa sempre le solite domande, io do la parola e tu parli. Perfetto. E così avviene. Il video è pubblicato, voi lo mandiamo pure in onda nei miei canali YouTube e quant'altro, e io a quel punto parlo dal pubblico e gli dico che è da 3 mesi che mi viene impedito di presentare denuncia per associazione di tipo mafioso contro Tizio Caio Sempronio, tra cui 2 magistrati della procura di Verona, che era il procuratore capo Papalia e Schinaia, contro la famiglia Masone, tutti gli apparti, Angelino Alfano. Luzzi in quell'occasione, come si vede dal video, diventa tutto agitato. Comincia ad agitarsi. Sì, comincia ad agitarsi. E il generale della Guardia di Finanza non parla completamente, poi dopo tanti anni sarà pure lui arrestato per aver favorito mafiosi in Sicilia. E quello che parla è il questore Marangone, il quale prima cerca di giustificare l'operato dei magistrati ritenendoli loro perfette, quindi gli sembra strano, e poi, non sapendo più che cosa dire dinanzi a tutta la platea, mi dice, domani venga personalmente da me che io le garantisco che lei la denuncia la prende. Quindi lontano dalle telecamere, poi che cosa ha fatto? Non si è preso la denuncia. Lei è andato naturalmente. Sì, assolutamente. Sono andato là, sono andato con tutta la mia valigia, con tutte le prove. L'ha preso in giro, in sostanza. Non mi ha ricevuto, mi hanno mandato da uno che si è spacciato per capo della Digos, un certo Giovanni Pampellonia, che non si è preso la denuncia e quindi sono andato via. Lo stesso Giovanni Pampellonia, dopo tempo, era coinvolto con il discorso delle firme false a Palermo dei 5 Stelle. È stato colui che ha sabotato e archiviato i reati commessi dal Movimento 5 Stelle a Palermo per andare a falsificare le firme per la candidatura di un candidato a sindaco di Palermo dei 5 Stelle. E questo l'hanno fatto. Lo scandalo che è venuto fuori sulle perfetto, firme. Che poi le Iene hanno fatto riaprire il caso, ma la cosa assurda sai qual è? Che sono state tutte condannate, ma non per associazione a delinquere finalizzata a. Cioè 14 persone che si mettono d'accordo per commettere lo stesso reato, i magistrati di Palermo non li condannano per associazione a delinquere, ma li condannano per reati minori, condannati a 8 mesi, a 10 mesi, un anno, quando sai benissimo tu e chiunque che per reato di associazione a delinquere sono 9 anni. E questi hanno continuato a delinquere indisturbati, facendo ancora magari parlamentari, e dovevano essere condannati a più di 5 anni di carcere. Lei è titolare di queste verità.
è stato mai contattato dalle televisioni nazionali, sia pubbliche che private? Mai, a livello nazionale mai, a livello privato sì. Sono stato attelaiato una volta e poi basta. Sono state diverse televisioni locali. Ma a livello nazionale, vuol dire, nonostante tutto, lei no. Non è mai stato convocato dai vari giornalisti dell'antimafia che vediamo tutte le sere nei talk show? Sono funzionale ai crimini che commette l'antimafia. Sono asserviti. Bene, chi avesse ancora qualche dubbio nel paese in cui vive, questa è la realtà che noi abbiamo voluto portare alla vostra attenzione. Io ringrazio Francesco Carbone innanzitutto del suo coraggio, perché abbiamo la possibilità ancora di avere un testimone vivente. Avete sentito dei fatti gravissimi, gravissimi. Perfino il capo dello Stato è venuto meno a quello che è un suo preciso dovere. È normale anche questo, perché vogliamo precisare che cronaca, che l'attuale capo dello Stato, che non voglio dilungarmi di chi sia figlio e le amicizie e collegamenti con le varie famiglie e cose varie, voglio precisare che quando lui non era Presidente della Repubblica, ed è cronaca, ha ricevuto un finanziamento per la sua campagna elettorale. E quando ha ricevuto questo finanziamento, nella sua abitazione a Palermo era persino presente Leo Luca Orlando. Il finanziamento è stato fatto dall'imprenditore Salomone di Agrigento, il quale ha consegnato 40 milioni in contante e 10 milioni in buone benzina. Poi tutto questo è emerso, è stato aperto un procedimento penale. Ma il caro Sergio Mattarella è stato assolto per la tenuità del fatto, perché ricevere 50 milioni di finanziamento dall'imprenditore Salomone, poi arrestato per mafia. Quindi da un mafioso ha ricevuto un finanziamento quindi da un mafioso, arrestato, diciamo, per mafia, e denominato l'erede di Angelo Sino, il ministro dei lavori pubblici della mafia, il cugino di Leonardo Agueci, che era capo della DDA di Palermo. Quindi parliamo della campagna elettorale di Sergio Mattarella. Anni 90. Quando è andata alla Anni 90, Camera, quando c'era la Democrazia Cristiana. E voglio precisare che anche il padre di Bernardo Mattarella, si chiama Bernardo Mattarella, era intimo amico del padre di Leo Luca Orlando, che il padre di Leo Luca Orlando aveva il doppio cognome, come doppio cognome c'ha Leo Luca Orlando, che si chiama Leo Luca Orlando Cascio. Ma siccome tutti in Sicilia sanno che il cognome Orlando Cascio è un cognome mafioso, in quanto il padre era un boss mafioso e capo loggia della loggia di Castellammare del Golfo unitamente a, allora lui, per non apparire mafioso negli occhi della popolazione italiana, si è tagliato il cognome. Ma chi è di Palermo, chi è nel territorio, lo sa chi è la famiglia Orlando Cascio. È una famiglia che è stata sempre mafiosa. Credo che Leo Orlando è ancora in politica. È sì, ancora per 25 attualmente... anni ha fatto il sindaco di Palermo, distrutto diceva Palermo. Diceva il papà del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era intimo amico di del... Salvatore Orlando Cascio. Ho capito. Bene, non so che altro vi dobbiamo dire, perché credo che già vi abbiamo detto. Potrei dire ancora altro. Abbastanza. Potrei dire ancora altro, perché Sergio Mattarella c'ha anche un fratello che si chiama Antonino Mattarella. E se cercate su Google Antonino Mattarella, banda della Magliana, trovate che Antonino Mattarella ha fatto affari con la banda della Magliana. Di solito si parla di Mattarella per il fratello ucciso. E io dico spesso e volentieri a chi non è siciliano e chi non capisce come funziona la Sicilia rispetto a tutta l'Italia, che spesso e volentieri le vittime di mafia non sono semplicemente vittime di mafia, sono vittime tra guerre di mafia.
Bene, ringraziamo ancora una volta Francesco Carbone. A questo punto speriamo di rivederlo prima possibile per continuare questa discussione. Io vorrei lanciare un messaggio sulla sua richiesta di unirci tutti, quindi per quanto mi riguarda l'Unione Nazionale Arma Carabinieri, se l'organizzazione di Francesco Carbone lo vorrà, firmerà nel prossimo congresso nazionale che si svolgerà a Roma proprio un protocollo di intesa con la vostra organizzazione. Perfetto. Quindi noi siamo con voi, l'Unione Carabinieri è con voi. Lancio un appello a tutte le istituzioni, da semplice cittadino, ex maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, ufficiale di polizia giudiziaria, un personaggio del genere dovrebbe essere sotto scorta, al di là di tante chiacchiere, perché un personaggio del genere è ancora un testimone oculare di fatti gravissimi. E per quanto riguarda la magistratura, la vergogna che è venuta fuori oggi da quello che ci ha raccontato Francesco, ma potrebbe andare ancora molto di più avanti, dimostra quello che noi diciamo da tanti e tanti anni. La magistratura italiana fa schifo, va fatta in Italia una riforma vera e concreta, perché la maggior parte dei magistrati, la maggior parte delle sentenze in Italia vengono emesse o per coprire qualcuno, o per coprire magari la custodia cautelare già sofferta, e sono sentenze emesse nei confronti di gente innocente. Non è malata la giustizia, è corrotta. Beh, è corrotta fino all'osso, a partire dai pubblici ministeri, giudici e tutte le cordate. Noi la chiudiamo qui. Grazie a Francesco Carbone. Grazie a te.